Siege Survival Gravictis. Nuova storia. Allora, menu, opzioni, 4K, qualità alta, tutto schermo, VSync attivo, lingua italiana. Fortunatamente in italiano. Nuova storia, ragazzi. Allora, ultimo atto di Endring. Endring. Segli scenario, base, storia. Scenario principale con introduzione completa e tutorial, che penso che sia quella più semplice da portare avanti. L'hai visto, Singro? Poi, avvio rapido, inizia subito a giocare a difficoltà normale, ma con una preparazione più rapida e senza introduzione. Esplorazione, esploratore, ti permette di concentrarti sulla storia con una gestione più semplice della parte economica. Saccheggiatore, un'esperienza impegnativa incentrata sulle fasi che poi non puoi neanche cliccare. Ok, quindi non li puoi fare. Un'esperienza impegnativa incentrata sulla fase notturna del gioco. Poi difensore, un'esperienza impegnativa incentrata sul fornire supporto al bastione. Una partita molto impegnativa per giocatori esperti invece richiede sopravvissuto. Ah sì. Vedremo, lo vedremo. Poi c'è personalizzato, nuova storia più, personalizza la difficoltà, le risorse, la lunghezza dei personaggi iniziali dello scenario principale. Scenario personale contenuti creati da te e dalla community. Beh, non è ancora disponibile, non c'è niente a parte la storia base. Ovviamente, ragazzi, il titolo è chiarissimo. Avevamo appena iniziato il raccolto quando gli Smiri ci hanno attaccato dal nulla. I corni di guerra hanno risuonato per tutta Endring e le strade della città, in base dal fumo, sono state inondate dal sangue dei suoi abitanti. I feroci guerrieri di Khargald hanno invaso la nostra casa. Sono arrivati i vichinghi. La guardia cittadina ha combattuto con valore, ma gli Smiri erano troppo numerosi. Ben presto i razziatori hanno raggiunto la piazza principale e il centro della città è stato incendiato. Non abbiamo potuto far altro che mandare un messaggero a chiedere aiuto, mentre le guardie, inferiori di numero, cercavano di proteggere. Chi? È una storia simile alle scorribande vichinghe in Inghilterra. Sì, è. Sì. Effettivamente. È quella la storia, cioè, non sarà proprio storico, ma comunque sarà un genere semi-fantasy, però comunque i barbari, sono i vichinghi, va? Gli Smiri. Cercavano di proteggere i cittadini in fuga e le autorità che recuperavano le scorte. Poi abbiamo le scelte che possiamo intraprendere. Andremo per i cittadini in fuga, quindi cambieremo le sorti forse delle risorse iniziali che avremo. In un gesto di estremo sacrificio, le guardie hanno dato la loro vita per aiutare i cittadini. I sopravvissuti hanno ben presto trovato rifugio tra le gelide mura del castello, a riparo della carneficina, per il momento, che ha potuto si unire alla squadra del castello per preparare le difese. La carneficina prosegue senza sosta. Strada per strada, piazza dopo piazza, gli smidi sono riversati in città, uccidendo tutti coloro che non sono fuggiti in tempo. Poi hanno usato le loro macchine da guerra, distruggendo il cancello tra l'abitato e il castello. Pensavamo che non so potesse andare peggio di così, quando, abbiamo visto una piccola mistruosa, la caserma è stata distrutta. Abbiamo intravisto una figura mostruosa.
I Cacaldiani erano guidati dal loro famigerato campione senza nome. Non ho mai visto nulla di questo più terrificante di questa figura dall'aspetto bestiale. Avevamo sentito parlare della stazza della gente del nord, ma non avremmo creduto di vedere un uomo tanto mostruoso nella città. Nei nostri cuori abbiamo abbandonato ogni speranza. Abbiamo trovato riparo nella rocca e fatto il punto di situazione. Le scorte erano limitate. Presto gli Smiri avrebbero attaccato di nuovo. Il castello, l'unica parte di Hendrik ancora libera, era sotto assedio. Dovevamo aiutare i soldati a respingere il nemico fino all'arrivo dei rinforzi. Il bastione deve resistere. C'è una sorta anche di... come Frostpunk. Comunque devi salvare più gente possibile, devi resistere agli assedi. Là era il freddo che ti uccideva, qui sono gli assedi che ti uccidono. Migliora i tuoi edifici, riduci i costi per la creazione facendoti risparmiare moltissime risorse sul lungo termine. Partiremo da un tutorial, ragazzi. Ti do il benvenuto a Siege Survival Guerra Victis. Per spostare il tuo personaggio, premi il tasto sinistro del mouse sul punto desiderato. Puoi spostare e ruotare le visuali con i tasti WASD o VE con il mouse. Ora raggiungi l'uomo seduto presso le mura del castello e parla con lui. Grazie per l'aiuto, Singro. Già che mi dici che è difficilissimo, già mi cago sotto. Ok, aspetta. Zoom è andato a farsi fottere. Sì, vabbè, funziona. Prendi l'uomo. Vai da lui. Siamo Flint, lavoratore. Questo lo ruotiamo. Parla con l'uomo del muro. Presso il muro. Riconosci l'uomo di fronte a te. È Bertram, un falegname. Ti rincuora vedere che è sopravvissuto. Purtroppo è chiaro che gli eventi dell'ultimo giorno lo hanno spaventato in modo terribile. Se ne sta seduto in disparte, apparentemente ignaro della tua presenza, tremando e portandosi una mano al petto. Esaminalo. Mentre controlli che sia ferito, noti che stringe con forza qualcosa. È una piccola bambola sbruciacchiata. All'improvviso capisci che questo uomo ha perso la sua famiglia. Non c'è nulla che tu possa fare per alleviare un dolore come questo, ma forse un pasto caldo lo aiuterebbe a riprendersi dallo shock. La cucina è stata distrutta dai trabocchi di Smir. Dovrai prima costruire un falò. Con tutti questi detriti non avrai problemi a trovare della legna da ardere e altri materiali utili. Gli oggetti che hai appena recuperato dalla pila di detriti sono mostrati nel riquadro centrale. Puoi spostare un oggetto con il tasto sinistro del mouse, trascinarlo, lasciarlo nell'inventario comune o selezionare prendi menu contestuale con il menu col tasto destro del mouse. Ok. Crea il ceppo con cavalletto e spacca il legno da ardere. Tutorial costruzione. Tutte le costruzioni disponibili sono linkate a sinistra. Se hai tutti i materiali che si dirige è contrassegnato in verde. Seleziona la costruzione che vuoi costruire per vederne le caratteristiche qui a destra. Dopo aver confermato la selezione con il pulsante qui sotto, scegli il punto all'interno delle mura del castello in cui costruirla. Qualsiasi costruzione può essere danneggiata dai proiettili nemici se si trova nell'area esposta, di colore arancione nella modalità costruzione. Puoi posizionare nell'area blu scura, blu, sicura, protetta dalle spesse mura del castello, ma lo spazio è limitato, quindi dovrai decidere quale edificio proteggere. Quindi bisognerà stare molto attenti a cosa costruiamo pure. E dove? Ok. Ceppo con cavalletto. Tutte le altre cose mi mancano, vediamo cosa si può costruire. Deposito 1, c'è ceppo con cavalletto. Permette di trasformare i tronchi in assi da legna da ardere. Serve per cucinare il falò. Banco da lavoro.
ti permette di sviluppare attrezzi storcia, fascio di frecce, bango del macellaio necessario per tagliare la carcassa di un animale, la carne cruda, fibre e mancime. Poi officina permette di parare gli armi e armature rotte e ti dà gli schemi ascia e armatura leggera. Erboristeria, erbe medicinali, benda di fortuna, tessuto. Costruisce essiccatoio, puoi utilizzarlo per preservare carne e verdure per essiccare le piante, carne secca, verdure secche, fibre. E poi abbiamo composteria, permette di trasformare materiale organico in fertilizzante. Ti sblocca fertilizzante. Poi ci sono deposito 2 che non è disponibile. Migliora questo edificio per ridurre i costi e avere accesso a nuovi schemi per la creazione. Vediamo. E mi costa. Materiali 15 sarebbero minerali più che altro, per argilla, per pezzi di rottami di ferro. Il nostro deposito dove possiamo accumulare risorse per costruire e migliorare le costruzioni. Sblocca fornace, collettore d'acqua, orta trappola e armeria. Ok. Torna al menu di prima. È bello tosto, Singro. Vedo un gioco molto molto ampio con moltissime feature. Allora, devo costruire sto ceppo. Ceppo. Oh, e a me piacciono le missioni difficili. Mettilo qua. Ruota l'edificio con la rotella. Ok. Rotellino. Già che lo spazio è quello che è. Posso andare fuori? Ok, ho una visuale limitata per muovermi. Ok, siamo diciamo nelle retrovie totali del castello, praticamente dovevo potermi spostare più avanti. Taglia della legna, quindi interagisci con l'oggetto. Allora, creazione, puoi qui creare nuovi oggetti. Dopo aver selezionato lo schema dell'oggetto che puoi creare, puoi vedere le sue caratteristiche sulla destra. Usa il pulsante qui sotto per confermare la tua scelta. Alcuni schemi possono essere completati con gli ingredienti alternativi. Verdure al posto delle uova, ad esempio. Puoi cambiare l'ingrediente che vuoi usare con la freccia nell'angolo in alto a destra nello slot dell'ingrediente. Se hai materiali sufficienti, puoi creare più unità dello stesso oggetto contemporaneamente. Quindi, volendo, si può anche switchare l'oggetto. Qui il miglioramento. Non ci arriviamo ugualmente, mi servono gli attrezzi, qui possiamo smantellarlo. Ok, ingredienti. Legno e mi produce legna da ardere. Questo legno posso utilizzarlo per produrre. Utilizza sempre il legname, stesso legno, per produrre le assi oppure la legna da ardere. Quindi facciamo uno. Ok, trova del cibo crudo nei sacchi da controllare. Ok, abbiamo trovato delle uova, cibo avariato, cito animale che può essere utilizzato come mangime per gli animali. Ok, fibre e materiali, prendi tutto. Allora, crea un falò usando il deposito. Allora, qui abbiamo dispensa. Ok, acqua pulita. Ok, crea un falò usando il deposito. Sai che più che This War of Mine mi sembra i primi passi di Kingdom Come all'inizio, però in chiave strategica. Qui mi servono soltanto dei materiali. Allora, il falò è direi di farlo. Io vorrei farlo più accendere possibile perché comunque il falò
porterà più gente, credo, attorno. Ok, ecco qui il falò. Prepara un pasto. Ok. Qui possiamo switchare gli ingredienti. Quindi creo il pasto, mi manca la carne. Tipo qua mi serve la carne. Faccio questo, carne cruda. Però posso switchare per carne secca eventualmente. Qui stessa cosa, uova, verdure che non ho. E se è frutta secca, che frutte secche che non ho. O comunque abbiamo qua. Vediamo. Passo nutriente per il difensore del bastione, puoi crearlo nel falò. Iniziamo a creare il nostro primo pranzetto, che sicuramente andremo ad andare al tizio laggiù per tirargli su il morale da Bertram. Aspetta, vieni qua. Devi prenderlo, mi sa. Non ho fame. Bertram è nel punto esatto in cui l'ho lasciato. Trema e continua a premersi la bambola logora contro il petto. Ha gli occhi assenti e il terrore dipinto sul volto. È come se la sua mente fosse intrappolata in quel che deve essere stato il suo attimo più buio. Dagli da mangiare. Nota appena la tua presenza, ma riesce a farlo mangiare. Boccone dopo boccone lo vedi recuperare le forze. Infine, posa la ciotola vuota e si addormenta. Probabilmente non chiuderà occhi da ieri. Lascialo riposare. Bertram si riprenderebbe molto prima se potesse riposare su un semplice letto, che potresti creare con i materiali sparsi per la città. Il cancello che collega la città al castello è danneggiato, ma ricordi che esiste un passaggio segreto che conduce al mercato. Puoi usarlo e andare a cercare delle scorte con il favore della notte. Ma aspetta un attimo, chi è quell'uomo in piedi accanto al cancello che porta al bastione? Mettiamoci al lavoro. Fine. Parla col soldato. Questo tizio non c'era prima. Il soldato davanti a te è coperto di sangue, gli occhi annebbiati dalla stanchezza e la giubba dell'armatura ridotta a brandelli. È solo quando inizi a parlare che riconosci Galvik, uno dei veterani della guarnigione noto e apprezzato dagli abitanti della città per i suoi modi gentili. È scocciato dalla perdita di sua zia e delle sue nipoti, un altro duro colpo per un uomo già al limite, ma non c'è tempo per i morti. Gli Smiri attaccheranno presto, dice, dobbiamo rifornirci prima che accada. Poi rivedi che c'è anche un gruppo di soldati a perlustrare la città, ma non hanno ancora fatto ritorno e per questo gli serve il tuo aiuto. Di cosa hanno bisogno? Ci servono frecce. Dice un bel po' di frecce. Naturalmente ci vorrebbe un giorno per fabbricarle da zero, ma forse può trovarle nella bottega del fabbricante di frecce in città. Vale la pena provare. Sbrigati, ti dice Galvik. Le nostre vite dipendono da te. Puoi far ritorno al bastione. È giunta la notte. Ok, capacità dello zaino del personaggio 9, triste, flint, capacità raccolta più, capacità dello zaino del personaggio più, ok, primo giorno, sole, completato ricerca, cerca risorse in città, ora per illustrare le linee nemiche dormi per terra, dormi sul letto. Preparativi per la ricerca. È molto complesso come il gioco, ragazzi, veramente tosto. Puoi effettuare tutti i preparativi prima di entrare in città. La mappa sulla sinistra mostra i percorsi segreti che partono dal castello. Per ora ce n'è uno solo disponibile, ma se troverai il modo di sbloccarne altri, potrai iniziare la notte in zone diverse della città. Ok. Ora ragazzi, a parte This War Is of Mime, che forse era This War Is Mime, mi ricorda molto Warsaw è molto simile a questo, che ho giocato pochissimo, però là lo stile di combattimento del gioco era molto, ricordava Darkest Dungeon.
Cioè, era quello. Allora, valuta gli oggetti che ti serviranno durante la ricerca di risorse e spostare le scorte comuni allo zaino. Torce, pale, armi sono spesso un'ottima scelta. Hai una torcia? Può tornare utile. È di notte. Ok. Queste sono. Noi siamo qua. Ok. Stiamo uscendo. L'unico passaggio ci porta qui. Passaggio scelto 1. Non attivo. Non attivo. Questa riporta all'angolo d'oro, comunque vicino al mercato. Ok, inizia a cercare.